I studi Abruzzo Web, i consiglieri comunali Vincenzo Vittorini, l'Aquila Che Vogliamo e Ettore Di Cesare, Appello per l'Aquila, l'opposizione civica dell'Assemblea consigliare aquilana. Benvenuti, bensì, bentornati nei nostri studi. Eh, reduce entrambi da un evento pubblico, il primo possiamo dire organizzato per parlare del tema scottante della nuova legge sulla ricostruzione post-sisma dell'Aquila, in particolare quella privata. Un progetto di legge di cui si parla da tempo, che ha avuto varie fasi, uno stop in. Con il passaggio di Legnini dal Giovanni Legnini dal governo al CSM, ecco, prima pubblico. Intanto, come è andata, qual è il messaggio che ne viene fuori una voglia di partecipazione se non altro, in partenza? Beh sì, eh, proprio più, più che una voglia, proprio un eh, bisogno di partecipazione, anche un bisogno di chiarezza visto che è da giugno che si parla di questa legge, che ci dicono che questa legge sta, eh, sta per essere scritta con la partecipazione di tanti. Il fatto è che noi appunto questa partecipazione non la vediamo, non abbiamo, non, non abbiamo bozze di questa legge se non quella pubblicata dalla vostra testata mi sembra fine giugno c'erano stati eh, degli annunci per cui Legnini disse che entro i primi mesi di, di luglio sarebbe stata presentata ma io, io non ho visto nulla eh, la senatrice Pe Pe Pezzopane a inizio settembre disse che in pochi giorni sarebbe stata presentata ma non abbiamo visto nulla, allora insomma l'iniziativa di, di ieri era anche per, per dire che la ricostruzione è di, è, di, è di tutti e non solo di una parte e che le indicazioni e gli indirizzi da, da dare a governo e parlamento che poi legiferà. evidentemente debbono almeno per le regole essere degli indirizzi che sono condivisi da tutta quanta la città e quindi abbiamo ri richiesto un consiglio comunale straordinario perché cre crediamo che da eh, quella stise lì debbano uscire gli indirizzi da dare al governo proprio per avere più forza e quindi prima di questo consiglio straordinario l'Aquila che vogliamo è appello per... Per l'Aquila hanno iniziato un percorso di ascolto della del, popolazione proprio per raccogliere le proposte di tutti quanti e poi trasformarle in degli indirizzi da portare in, in consiglio comunale. Certo, questo è, è, diciamo, non è solo il nostro metodo, ma è la, è la nostra funzione funzione all'interno del Consiglio, no? perché se, se no la presentazione di cui la ringrazio che ci ha fatto prima di essere dei con, consiglieri civici, ma che significa essere con, eh, consiglieri civici? Significa raccogliere le istanze della popolazione e portarle e farne delle, eh, come dire, delle proposte politiche. Ecco, Vittorini, che mh, peculiarità dovrà avere questa proposta, questa che verrà fuori appunto evidentemente dalla popolazione? Allora, eh, ieri sera innanzitutto c'è stata una grande partecipazione, una grande partecipazione degli ordini, delle associazioni, ma eh, direi della città. Eh, ognuno eh, si è fatto eh, promotore di idee. Eh, non, è stata una, non è stato un incontro in cui... Ehm, c'è stato alla base eh, eh, il lamento. È eh, probabilmente la prima volta in cui eh, ci si è confrontati e ognuno ha portato proposte concrete. Ora, eh, con Ettore, qual è il passaggio successivo? È, è studiarle, è, è confrontarci e studiarle, per poi tirar fuori, come ha detto Ettore, eh, un documento da portare in Consiglio Comunale. Quindi le, 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 le proposte uscite sono le più uh, disparate, ma vanno sempre nell'ottica di quello che ha detto Ettore, Ettore di Cesare, cioè le proposte devono venire dal basso, le, le regole non devono essere regole imposte dall'alto. Nel momento in cui eh, ormai siamo quasi sei anni dal, uh, dal sisma, eh, volenti o nolenti questa città a livello istituzionale ha sempre... Eh, Subito, ma perché eh, sta all'interno di un sistema sta di un sistema ha subito eh, quelle che sono le regole eh, fatte con altri, le ha condivise per poi eh, criticarle, per poi criticarle. Eh, Non si fa così. Le regole si scrivono insieme eh, alla gente che tutti i giorni no, eh, vive sulla propria pelle le problematiche eh, di una ricostruzione e di un futuro da dare a questa città. Nel momento in cui queste regole partono dal basso, eh, fanno e faranno quelli che sono gli interessi eh, di tutta la popolazione. Nel momento in cui vengono scritte dall'alto, fanno e farebbero eh, e faranno soltanto gli interessi di poche categorie. Quindi bisogna invertire la, eh, questo sistema, questo metodo, per fare, eh, fare un metodo veramente partecipativo. Finora penso che. Eh, su ogni problematica ci è stato calato sempre dall'alto un falso eh, dibattito pubblico, una falsa partecipazione. Perché? Perché per esempio come sulla legge Barca, no? quando eh, venne Barca in Consiglio Comunale, venne con una legge già stilata eh, nella quale non si poteva eh, inserire nemmeno una virgola. E questo sempre eh, trincerandosi il sistema, sempre dietro il fatto dell'urgenza eh, delle decisioni da prendere. Eh, attualmente si parla no, di questa legge da vari mesi, come ha detto Ettore non se ne sa nulla, tranne alcune anticipazioni, ma quelle anticipazioni non sappiamo se a tutt'oggi eh, siano, eh, siano vere o, o, o magari sorpassate. Eh, e allora l'iniziativa allora di ieri eh, mira a questo, a fare trasparenza a, e a fare eh, gli interessi di tutta la città. Ecco il titolo, la ricostruzione è di tutti, la ricostruzione è di tutti e non va fatta nelle segrete stanze. Una cosa secca che deve stare a tutti i costi nella nuova legge? Ma vedremo eh, le varie proposte. Eh, le posso dire la proposta che abbiamo portato noi eh, dell'Aquila che vogliamo, per esempio, della eh, sicurezza visibile e del libretto del fabbricato. Eh, ognuno di noi ha dei mh, cavalli di battaglia. Eh, ieri sera abbiamo chiesto a tutti di non dilungarsi, ma di portare delle proposte eh, secche no? che poi vanno eh, studiate. Eh, perché uno potrebbe portare anche voglio la luna, il eh, che eh, no, sarebbe impossibile. La, la, la proposta della eh, sicurezza visibile è quella che già abbiamo portato in Consiglio Comunale, cioè quella che su ogni fabbricato ci sia, ristrutturato, ci sia un cartello che mette in evidenza tutte le caratteristiche di, quel, eh, di quell'edificio. È una cosa eclatante, sì, però in Italia o si fanno le cose eclatanti o non cambia nulla. Nel momento in cui al di fuori del, di ciascun palazzo dell'Aquila ci dovesse essere un cartello che indichi no, il grado di sicurezza, eh, l'età del palazzo, eh, il materiale di costruzione e quant'altro, ebbene. Mh, soprattutto magari per chi viene da fuori Aguila, come gli studenti, essendo città universitaria. Oggi gli studenti, anche prima del terremoto, entravano in catapecchie. Questa è una maniera, una maniera per garantire sicurezza a tutti. M mi è stato detto in passato, diciamo ma così eh, magari rimarranno invenduti dei palazzi. Ebbene, questo significa accrescere verso l'alto no? eh, il livello non solo di sicurezza, ma eh, di fare le cose per bene. Stessa domanda, qual è un cavallo di battaglia appunto quello definito Vittorini per la nuova legge? Beh diciamo che alla, alla luce anche degli spiacevoli episodi che si, che si, stan, che si stanno verificando eh, cre, crediamo che bisogna mettere mano. A una maggiore trasparenza e regole per, per la ricostruzione privata, quindi l'obbligo. Assoluto sia per ditte che per subappaltatori e soprattutto per subappaltatori eh, dell'iscrizione alla white list che dovrà essere tenuta dalla prefettura anche perché visto che i committenti sono semplici cittadini mi chiedo come, quali strumenti abbia un semplice cittadino per fare uno screening quindi per vedere insomma, se eh, ditte e subappaltatori è gente seria. Oppure meno, no, eh, quello non, non, si, non si può lasciare la cittadinanza no, a, a decisioni che vanno oltre, eh, oltre gli strumenti che hanno a disposizione, e allora questa bollinatura, come dire, di, di eh, buona ditta, di ditta non in odore di mafia no, la deve assolutamente dare la, la prefettura. E quindi. Una prima pro proposta è questa. Una seconda pro proposta è sicuramente quella di una ridistribuzione della de ricchezza che fa scopa anche col fatto delle de misure per eh, incentivare il ritorno in eh, centro storico, che è un problema. no? Perché... Eh, e quindi per esempio noi cre crediamo che eh, interi palazzetti che hanno ricevuto importanti indennizi da parte dello Stato, poi non sia né giusto né corretto no? che possano essere affittate le attività produttive e, i e gli appartamenti a, a mercato libero degli affitti. Bisognerebbe prevedere il fatto che se mi arrivano tanti milioni di euro di indennizzo per rifare un, un palazzo in centro storico, magari per i prossimi dieci anni no, potrò affittare negozi e appartamenti a un prezzo che è calmierato, in, in modo tale che c'è un po' di giustizia sociale. No? Soprattutto no, c'è l'incentivo a, a ritornare in centro storico. Questa è solo una delle misure per, per incentivare eh, il ritorno in eh, centro storico. Crediamo poi appunto che, del, che, delle, che delle categorie si, si stanno arricchendo con il proprio lavoro e quindi legittimamente. No, e che, però, ma, ma, eh, e che però magari questa ricchezza, no, se si può pensare a dei meccanismi di, di ridistribuzione quasi per alimentare un fondo di comunità, no, per eh, appunto la, la ripresa economica e, e sociale di questo territorio non sarebbe affatto male perché un altro pro problema è il fatto che le persone se ne stanno andando. Ah, già i numeri ufficiali ci, ci dicono questa tendenza che è preoccupante e purtroppo non raccontano tutta. Quanta. Allora, questo è un problema sì o no? Ci, ci si vuole mettere mano a questo problema, sì o no? Io ho tanti amici che a un certo punto sono scoraggiati no? e stanno andando ad implementare delle idee che hanno fuori del, dell'aquila. Allora non può funzionare così perché questo territorio veramente muore. E allora servono assolutamente delle misure per la ricostruzione economica e sociale. Um, spaziando un attimo, è di um, pochi giorni fa la nomina di Carlo Pirozzolo come nuovo titolare ad interim, abbiamo detto abbiamo chiamato così, per l'ufficio speciale per, appunto, per sbloccare una marea di pratiche di ricostruzione non solo che sono rimaste ferme dopo l'addio di Aielli. Eh, come, come avete valutato questa mossa del sindaco Cialente che sembrava fatta in rottura col governo, invece chiarisce oggi lo stesso Pirozzolo è arrivata di concerto con il governo? Beh, diciamo che rimedia a degli errori fatti sia dal, dal comune che, che dal governo stesso, perché il comune ha sbagliato nel momento in cui a, eh, non ha esercitato il diritto che aveva su Aielli di 60 giorni di preavviso per, eh, per eh, le dimissioni. Allora io, se ero sindaco, avrei accettato le dimissioni di Aielli il giorno in cui il governo avesse di concerto col, col comune nominato un altro uh, direttore dell'Ustra. Così non è stato fatto e quindi è di fatto bloccato quell'ufficio e quindi quando parliamo di dell'ufficio parliamo di tutte le pratiche della ricostruzione. È stato bloccato per due mesi e non si capisce perché. E non si capisce perché per un'irresponsabilità a tutti i livelli. Dal comune siamo abituati e vabbè, no? e, ma anche dal eh, governo stesso, santo Dio: nomini Aielli alla zecca. No? E, ma ti vuoi preoccupare contestualmente di mettere un sostituto all'Aquila perché se no significa che non te ne frega proprio niente dell'Aquila. Allora, nomini Legnini al CSM e non ti preoccupi contestualmente di nominare un referente gov governativo? per sposti, ma, sposti magari dai beni eh, culturali e non ti preoccupi di contestualmente mette un eh, sostituto eppure là è tutto bloccato Ehm vai in pensione man man mancurti e non ti preoccupi di, di, di nulla, mandi via, cioè, anzi nomini aielli altro incarico e contestualmente non ti preoccupi di nulla, qua non è una questione di risorse economiche che non costa nulla, è proprio una questione di volontà né di premier che viene o non viene eh, certo no, eh, tra, tra le altre cose diciamo che questo premier lo aspettiamo da, da tempo l'ultima cosa certa detta da D'Alfonso è che entro novembre... Viene, no? quindi mo stiamo aspettando che oggi 23, non 22. Quant'è? Quindi è ovvio che la nomina del segretario generale del comune dell'Aquila a potere di firma per l'USRA, che è una nomina temporanea, no? Come di? È un, è un rimedio anche molto forzato né? che però in qualche modo sblocca una, una situazione. Certo giovedì il sindaco in consiglio ci aveva detto che giovedì stesso usciva il bando per la ricerca no, del nuovo di direttore dell'USRA. Io sin sinceramente fino a ieri sera l'ho cercato sto bando e non mi sembra che sia uscito ancora. No? Quindi anche il sindaco che fa delle affermazioni in consiglio che poi si dimostrano semplicemente non Vere, no? Eh, ehm, no? Quindi aspettiamo questo bando e soprattutto vorremmo che, visto che quello è un ruolo dirigenziale, no, allora anche lo stipendio, no, sia modulato a seconda di degli obiettivi, no? Allora si, si possono definire gli obiettivi delle, de, del direttore de, dell'USLA, no, no? Allora parte fissa. E poi parte variabile a, a seconda degli obiettivi che si raggiungono, come si fa con i, con i dirigenti di una grande azienda. Ecco, Vittorini, a proposito del sindaco Cialente, che abbiamo citato, eh, è chiaro che mh, le associazioni, i movimenti civici in consiglio raccolgono le loro, le loro progettualità, le loro idee, fanno sintesi un documento, poi però bisogna misurarsi con l'amministrazione attiva e i rapporti non sono proprio eccellenti, anzi. Non sono assolutamente eccellenti i rapporti. Perciò, ieri sera, nel momento in cui eh, un partecipante a questo incontro eh, ha parlato di eh, senso di comunità, di etica della comunità, eh, pensiamo che alla base di tutto eh, è anche della eh, futura legge, fantomatica legge sulla ricostruzione, semmai arriverà, semmai dovesse arrivare. Ci deve essere proprio questo, cioè l'etica della comunità, avere l'etica della comunità e il senso della comunità. Secondo noi eh, però questo senso della comunità, questa città, lo deve vivere non eh, a sprazzi, cioè o si eh, condivide, o si, eh, ci si batte per eh, partecipare. Eh, fare proposte e eh, condividere una vita che è totalmente diversa per tutti no? e quindi tentare di dare tutti delle risposte a uh, una problematica seria. La nostra vita, la vita di tutti, è, è, è ormai è dicotomizzata: noi abbiamo una vita fino quel, al 6 aprile e una vita nuova, totalmente nuova e con il futuro incerto dopo il 6 aprile. Allora questa città quello che ho notato è che a sprazia ondate nel momento in cui c'è una qualche problematica si unisce. Eh, non bisogna fare così, eh, bisogna avere, è quello che ho detto ieri sera eh, in chiusura, bisogna avere la forza di fare una scelta di campo. Eh, o si sta con il sistema o... Si sta contro il sistema, ma non contro il sistema, contro, contro un certo sistema. Che se noi, che siamo gruppi civici, cerchiamo di eh, combattere, tra virgolette, no, no, al... to virgolette, senza le virgolette, virgolette. virgolette dall'interno dell'istituzione. Ebbene, ci, ci dovrebbe essere quella uh, parte di città, quella parte di città che non condivide quelle scelte di sistema, che eh, si deve far sentire e che deve prendere quelle eh, occasioni come ieri sera. Ed altre ce ne saranno, ed altre ce ne saranno perché l'Aquila che vogliamo è appello per l'Aquila, ne faranno altre di iniziative. Eh, perché eh, in questi due anni e mezzo. Ehm, Abbiamo condiviso un, una maniera eh, diversa di eh, affrontare eh, le problematiche e di tentare di portare, non la manna perché nessuno ce l'ha, no? ma di portare delle proposte. Se poi queste proposte eh, vengono messe dal sistema... Eh, da una parte, no? perché? Perché cozzano contro eh, una maniera di fare politico, contro interessi, ebbene eh, non si va da nessuna parte. Perciò eh, se questa città riscopre il senso di comunità, il senso di partecipazione, il senso della condivisione, deve essere un qualcosa che da oggi in poi deve avvenire tutti i giorni. Soltanto con l'impegno di tutti i giorni e di tanti, no? probabilmente si riuscirà a Incidere su quel sistema e, sul, e, e a cercare di cambiare veramente le cose un'ultima domanda velocemente, domani è prevista una manifestazione, una seconda manifestazione collegata al processo Grandi Rischi di cui abbiamo detto e scritto di tutto, di cui lei è stato ed è tuttora eh, protagonista. Eh, intanto, se ci sarà, e quali sono i suoi sentimenti oggi? Credo che è passato un po' di tempo dalla, dalla sentenza d'appello. Su questo non parlo, non parlo perché... Le dico solo che... Non parlo sull'argomento, ma le dico solo che c'è qualcosa di strano in quest'Italia. Si stanno ribaltando da un, una certa data sentenze che dovevano essere storiche e segno di civiltà. E negli ultimi periodi queste sentenze stanno. sono, non sono ribaltate. Ognuno di noi può uh, farsi una, un proprio pensiero. Io il mio pensiero ce l'ho da, dalle 3.32 di quella, di quella notte. Vi garantisco che, non entrando nel merito che continuerò e continueremo a combattere per la verità e la giustizia, costi quel che costi. Ringraziamo Vincenzo Vittorini, ringraziamo Ettore Di Cesare, appuntamento alle prossime iniziative e alle prossime eh, interviste. Grazie.